Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dei topi di biblioteca. Oggi è un video un po' speciale perché è il 26 ed è il mio compleanno e in questo video vi parlerò di 13 di Jay Asher, da cui è tratta anche l'omonima serie Netflix che ha avuto tanto successo nei mesi scorsi. Io come al solito arrivo un po' in ritardo sulle mode del momento, quindi vi beccate il video ora. In realtà non è un caso che sia fatto il 26 settembre, che è il giorno del mio compleanno, perché in realtà 13, il 13, anche i suoi multipli, tipo appunto il 26, sono dei numeri che ricorrono un po' spesso nella mia vita. Quindi diciamo, ho colto la palla al balzo e vi beccate questo video proprio oggi. Non voglio portarvi un video troppo lungo, quindi salto la parte relativa alla trama, che probabilmente conoscerete già se avete almeno letto, se avete letto il libro o visto la serie, visto che appunto, come vi ho già detto, è stata molto famosa tra aprile, maggio e giugno. Passerei subito quindi alle differenze che ho riscontrato tra il libro e la serie. Piccola postilla, io ho guardato prima la serie e poi ho approfittato del fatto che la mia biblioteca avesse preso il libro per leggere anche il libro, quindi farvi quindi un paragone. Innanzitutto, la prima differenza che riscontriamo è l'ambientazione, più che altro quella temporale. Il libro è un libro di circa 10 anni fa, mentre la serie è ambientata ai giorni nostri. Infatti, i ragazzi vediamo che usano spesso gli smartphone, c'è uno smodato uso dei social network, anche in maniera impropria, che poi porteranno a tutte le vicende che conosciamo. In più, nella serie, sempre dal punto di vista del tempo, diciamo così, il tempo del dialogo virtuale tra Clay e Anna è molto dilatato. Clay ci mette veramente un'eternità, dei giorni, ad ascoltare tutte e 13 le cassette, mentre nel libro lo fa in una sola notte, per poi passare le cassette alla persona successiva. In più, un'altra grande differenza è il fatto che è stato modificato l'ordine delle cassette ed è stato modificato il finale anche nella serie rispetto al libro. In più, nella serie, diciamo per aggiungere cose, è stato aggiunto il punto di vista dei genitori di Anna e anche la loro ricerca di una risposta al gesto della figlia. Nella serie appunto vediamo tutta la trafila giudiziaria dei genitori che cercano di capire che cosa ha spinto la figlia Anna al suicidio. Io in ogni caso ho apprezzato davvero molto entrambi e vi consiglio sia la lettura del libro sia la visione della serie, appunto in quest'ordine magari, perché appunto potete capire cose in più leggendo prima il libro e poi guardandovi la serie, perché appunto fanno riflettere su quello che possono provocare azioni compiute con troppa leggerezza e superficialità. Diciamo che si dice, ma stavo scherzando, però non si pensa davvero alle conseguenze che hanno alcune nostre azioni. Lasciatemi un bel like se vi è piaciuto il video o anche semplicemente per augurarmi un buon compleanno. Se avete letto il libro o avete visto la serie, potete lasciare un commento e scrivermi cosa ne pensate, se siete d'accordo con me con queste differenze che ho trovato. Condividete il video con i vostri amici se sapete che c'è qualcuno che ha visto la serie ma non ha letto il libro o viceversa. In descrizione trovate i link a tutti i miei social, vi consiglio soprattutto Instagram e la pagina Facebook in maniera tale da rimanere sempre in contatto con me, con quello che faccio e dove vado, eccetera. Un paio di weekend fa ero a Pordenone Legge, quindi avete visto tutte le foto di Pordenone Legge, lo scorso weekend ero a Lubiana, quindi vi siete beccati le storie di Lubiana. È un modo diverso per condividere la mia vita con voi che non siano i video di YouTube. Detto questo, io vi saluto e vi dico, come al solito, have a nice life!